Allora, Cremoni, vieni qua. Allora, io adesso però vi chiedo una cosa e ve la chiedo per cortesia. Ci sono tra di voi dei eccolo qua. Ci sono tra di voi dei personaggi che saranno candidati alle prossime elezioni? Sì. Chi c'è? Ditemelo, Sì, sì. Lista. Forza Italia. Lega. Forza Italia. Forza Italia. Di qua. Lega. Forza Italia. Opposizione? Lega. No. Allora, no. È importante che siccome c'è la par condicio, la par condicio è quella legge che ci vieta di esporre nel periodo da qua alle amministrative, alle europee, facce politiche. Allora, è arrivata una segnalazione proprio ora a Striscia che è... Dobbiamo stare molto attenti, quindi io vi dico, per far andare in onda questo servizio non possiamo far vedere facce di candidati o di personaggi politici. Tu mi assicuri che non sei candidato? Non sono candidato. È candidato con i viola. Chi sei candidato? San Grigoli. Con i santi. Ecco, San Paolo. Allora, senti. Dimmi. Chiedimi. Hai fatto il presidente del CONI. 16 anni. 16 anni. Io arrivo qua da te, vedo tutta sta gente, logicamente... Paolo, il mio operatore, è un po' avvezzo a queste cose. Se siete d'accordo, mettiamo quelli normali, quelli che non sono candidati. Va bene? Sì. Venite qua con noi perché voglio anche lui, voi. Scusi, posso... Vai. Buongiorno. Buongiorno. Ma cosa sta facendo lei? Vado in piscina. Ma in piscina dove? Mi piacerebbe andare a Vercelli, ma è chiusa da diversi anni. E quindi lei dove va con questo costume vestito così? A casa mia, per forza. Ah, quindi fa il bagno a casa sua? Sì, la piscina non ce l'abbiamo qua. Cioè lei ha trovato un sistema piuttosto teatrale per dirmi che avete la piscina ma non si può nuotare. Esattamente. E lei nello stesso tempo avrebbe tanta voglia. Esattamente. Perché è stanco. Come tanti giovani di Vercelli. Ah, come tanti giovani di Vercelli, perché qui a Vercelli tanti vorrebbero nuotare, ma non c'è la piscina, lui va a nuotare a casa sua e qualche volta nel fiume, vedete com'è ridotto. E non è giusto, perché Vercelli è una città che ha una piscina molto bella che potrebbe essere in funzione per i cittadini di Vercelli. Venite con me, con il mio nuotatore, che ne scopriamo un po' di più. Vieni, vieni, vieni. Che qui siamo in mezzo alla strada, ci veste qualcuno. Dal 2013. Perfetto. Chiusa. Completamente. Non sapete dove andare a fare il bagno? No. No. C'ho lui che è il mio nuotatore tipo. Paolo, dove sei? Ma è non candidato. E non credo, lui non è candidato, no. Neanche, però tu vieni qua invece. Adesso vi faccio vedere perché il servizio dura 3 minuti. Paolo, vieni un attimo. Paolo, bravo. Glielo metti lì. Allora si vede lui che fa esercizi. No, ecco, bravo, mettitelo su. Ecco, bravo, a nuoto, no? Venga, aspetta, va bene. Parti da qua, tu a nuoto. Vai. Ed ecco che a nuoto arriviamo. Aspettate. Grazie. No, perché c'è proprio il... Allora, Paolo, dico. Paolo, San Grigoli. Tu sei candidato? Paolo San Grigoli. San Grigoli, santo sono. Santo. Si vede. Ma dove va? Bravo! Dove va? Bravo! Abbiamo capito una cosa, che i vercellesi se vogliono la piscina non devono nuotare, ma devono pedalare. Vada, devono pedalare molto. Vai. Alla prossima dal vostro Mister Nero e speriamo che Vercelli non abbia questo brutto trattamento. Ci vediamo. Bravo! Non mi fanno nuotare, allora corro. Ragazzi, a Vercelli hanno inventato un nuovo sport, la corsa a nuoto, guardatelo. Vabbè, pensate che non mettono a posto la piscina, ci hanno ragione gli amici di Vercelli. Per ora è tutto da Vercelli, dal vostro Mistero. E mi raccomando, sempre in forma, anche a nuoto di corsa. Ringrazio noi cittadini vercellesi, ringraziamo te della tua presenza qui in città. Tanto vi ringrazio, io sono venuto molto volentieri, perché non si parla mai di Vercelli, cioè Vercelli è una città che ha dei principi. Mi hanno detto che c'è una piscina che potrebbe dare un servizio a molti, se è vero che questa piscina è da tanto tempo che è così, la facciamo vedere e basta. Perché questa piscina è stata costruita negli anni 80. T'ascolto. Negli anni 80, sì. Negli ultimi 6 anni è stata completamente abbandonata. Dove è andata a fare il bagno? Andiamo nel fiume Sesia. Che non è... Scusi, perché non andiamo dove della piscina?